Ciao ciao a tutte, questa volta mi sto facendo vedere in video dopo anni che ho questo canale di YouTube e ho messo alcune mie creazioni e poi anche dei piccoli tutorial. Perché sono qui sopra e mi sto facendo vedere? È una sfida con Nunzia Scalpore. Perché dico questo? Perché Nunzia ormai ci conosciamo da 5 anni più o meno. Quando sono venuta a abitare qui a Napoli, perché sono romana, però ormai sono stata adottata qui a Napoli, pertanto mi deve supportare. E lei mi ha sempre detto: Alessandro, tu fai piccoli tutorial, hai una pagina Facebook, ti ammirano anche nel tuo profilo, sarebbe ora se ti fai vedere. Eccomi qui. Ma non mi faccio vedere perché io non mi piaccio. Forse perché mi sono ingrassata, ma non mi sono mai piaciuta neanche prima, anche quando ero più magra, diciamo. Però va bene, lo faccio perché l'ho colta come una sfida, poi Nunzia lo sa come sono fatta. Sicuramente non mi farò vedere spesso. Vorrei fare una cosa con voi, ho messo anche già adesso dei piccoli tutorial, sia con le perline che con il micro macramè. E con la tessitura danese, però diciamo il mio amore è il micro macramè. Allora, cosa volevo fare per le persone che mi seguono? Vorrei creare almeno una volta al mese, non di più, un tutorial in micro macramè. Però perché dico una volta al mese? Perché il micro macramè non è facile fare dei video immediati. Voi sapete, la tecnica è proprio un po' particolare, cioè sono tutti piccoli nodi, poi io adopero il micro macramè, cioè il filo da 50, sono molto piccoli, pertanto io devo scattare delle foto, ingrandirle e tutto il seguito per far capire bene alle persone, soprattutto a chi si approccia all'inizio di questa tecnica che è stupenda, veramente stupenda. Farò dei tutorial che magari avete visto in altre parti alcune cose di mia creazione. All'inizio farò cose semplici perché magari siete chi mi vuole seguire alle prime armi e non conosce bene questa tecnica. E la mia ecco, una cosa che vi volevo dire per seguirmi anche su Facebook, il mio profilo è che metto tutto praticamente. Magari la mia vita privata molto meno, però tutto ciò che faccio è Alexandriax Lagoni e la mia pagina Facebook dove vendo anche dei tutorial, anzi uno può comprare anche proprio direttamente i miei bijou. Ho difficoltà a staccarmi dai miei bijou perché come tutte noi creatrici amiamo quando creiamo ed è difficile staccarsi, però è possibile anche variare di colore se uno viene richiesto, come già mi è successo. E farò questa cosa. Spero di essere abbastanza brava. Qui a Napoli ho un negozio in cui su prenotazione faccio lezioni. Non, come ecco, una signora mi ha chiesto se facevo anche fiere, non le faccio. Ma non per qualcosa, diciamo che sono all'inizio, diciamo come fra virgolette, mettiamo insegnante, ma non sono insegnante, io faccio vedere ciò che so fare, perché io dico sempre gli insegnanti hanno un diploma, io ho tutt'altro diploma, non è diploma di insegnante di micro macramè, però amo questa tecnica e la voglio diffondere di nuovo, come stanno facendo altre creatrici qui in Italia, molto molto più brave di me naturalmente. Questo ci vuole molto poco essere più brave di me. Vi faccio vedere adesso qualche mia creazione. Alcune cose io le riproduco tramite tutorial, oppure anche se le riproduco però sempre un po' a modo mio, e altre cose invece sono originali di mia creazione sul mio disegno. Poi, come ho sempre detto e dirò in tutta la mia vita, io non invento l'acqua calda, nessuno di noi inventa l'acqua calda, dunque sono cose che magari sono sul mio disegno,
Però ci sono cose simili, oppure, non lo, diciamo, io parlo anche dell'estero, io non essendo onnipotente, non guardo tutto ciò che c'è in tutto il mondo, seguo delle creatrici straniere, in Italia solamente due persone, no, è un micro macramè, però un po' più elaborato. Poi ne parleremo in futuro di questa cosa. Dipende anche da voi se amate le migrazioni, se mi richiederete dei tutorial. Comunque, io una volta al mese, come vi ho detto, ne farò una. Adesso vi faccio vedere qualche mia creazione. Poi chiuderò il video e vi farò vedere anche delle fotografie. E poi, se vi piace, me lo dite. E io continuo su questa strada, la sfida contro, naturalmente, come ho detto all'inizio, contro Nunzia Scalpore, che molti di voi conosceranno perché è molto molto brava, molto molto dolce. E poi per avere soprattutto un'amica pazza come me, perché io sembro, ecco, adesso davanti alla telecamera sono molto timida, però fuori sono una folle, una cinquantenne, quasi cinquantenne folle. Adesso vi faccio vedere, questo ecco, sul mio disegno, è un bracciale, sul mio disegno. Quest'altro è un ciondolo, sempre sul mio disegno, che sicuramente troverete qualcosa, un facsimile, perché comunque dico sempre, non ho inventato l'acqua calda e nessuna di noi creatrici l'ha inventata. Questa è una bambolina che troverete sicuramente su, perché questa qui è il fiore mandala. Ecco la cosa che ho fatto io, la borsetta molto piccola e il cappello, però è molto semplice da fare per chi non è alle prime armi, però, non parlo alle persone prime armi, alle prime armi può andare bene, ecco, questi orecchini qui che io ho riprodotto tramite una fotografia. Ma ci sono tante altre cose, anche questo qui è un tutorial che ho trovato, poi ho un pochettino modificato. Mi sono fatta così, io modifico tutto, anche la mia vita modifico. Ecco qua, io adesso vi saluto, lascerò altre fotografie, spero che vi piaccia questo video. Io sono una creatrice normalissima, come lo è Nunzia. Non ci atteggiamo, questo poco mi assicuro. E niente, non so più che dire perché mi intimidisce la telecamera. Nunzia lo sa benissimo. Ok, come dico sempre io a tutte le mie amiche, e voi se vorrete, sarete mie amiche. Ciao ciao!